I cittadini di Arezzo chiedono maggiore sicurezza e le forze dell'ordine rispondono. C'è stata un'imponente operazione di controllo da parte della Questura di Arezzo, impegnati 135 uomini di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria e Polizia Locale, controllate 426 persone e 486 mezzi con il sistema Mercurio che legge automaticamente le targhe. Qui siamo in piazza della stazione dove è avvenuto uno degli arresti, dei tre arresti di questa operazione. Sono stati infatti fermati cittadini tunisini tra i 28 e i 30 anni, fermati per spaccio di stupefacenti. Qui siamo nel parco di Campo di Marte, una delle zone più calde ad Arezzo per lo spaccio, già tante operazioni, anche qui c'è stato un altro arresto sempre per cessione di stupefacenti. In tutto 39 cittadini stranieri che sono stati controllati, l'ufficio immigrazione ha espulso un tunisino, emesso tre dinieghi di rinnovo del permesso di soggiorno e ancora un rifiuto di rinnovo per motivi di protezione internazionale, tre notifiche anche di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di altrettanti richiedenti asilo. Per 15 persone è scattato il provvedimento di rimpatrio obbligatorio con divieto di ritorno del comune aretino. E ci siamo spostati nel quartiere di Saione, qui i controlli hanno riguardato alcune attività commerciali, 11 i controlli che sono stati effettuati all'interno di esercizi pubblici, 15 le sanzioni elevate, tra le infrazioni la mancata esposizione di prezzi orari, la mancata emissione di scontrini fiscali e anche la vendita di alcolici in orario di divieto. Controlli che hanno riguardato anche la provincia di Arezzo, non solo la stazione del capoluogo ma anche quella di Terontola, Montevarchi e San Giovanni Valdarno, danno le principali vie di comunicazione.